e le usano, diciamo, le usano in America e le usano per prendere i soldi. Noi le abbiamo prese, c'è uno che l'ha presa, siamo andati al Cornovilla, okay, e ha tirato fuori un'iridea che era sui 4 kg. Il mio problema, sai qual è, Giovanni? Sì, ma stavo pensando. La pesca al temolo, che temolo non lo puoi tenere molto in acqua e strisciando. Però ti faccio una domanda. C'hai ragione di quello che mi hai detto. Sto pensando. È giusto quello che mi dici, non puoi tenerlo tanto in acqua. Il temolo è un pesce che se vuol mangiare ti mangia anche sul filo del 16. Ma se non vuol mangiare devi mettere su un filo dell'8, un filo del 10. Giusto? Perfetto. Con la canna da peda pam, quanto me lo tieni in acqua a forzarlo se si pianti in mezzo alla corrente, se è un temolo importante con la pinna aperta? Quanto me lo tieni in acqua? Dipende sempre dal filo che hai sotto. Ti sto dicendo. Sì, però, Lodo, allora, però ho un recupero diverso, un'azione canna più corta, il pesce scende, poi ti sale davanti. Qui invece, secondo me, a un certo punto, se il pesce è grosso, cosa fai? Gli dai la canna? No! Lì te la sfila la canna. No. Perché vi dico di non usare del filo superiore al 13, 12,5-13. Fai così, se spacca. Gli dai la canna. Strappo, punto. Non me ne frega niente. Hai capito? Però intendo quello. Sì, ho capito quello che vuol dire, però ti faccio stressandolo. Sì, no. Se lo stressi, temolo. Allora, queste qua sono canne che purtroppo il pesce lo ammazzano, ve lo dico. Sì. Ve lo dico spassionatamente, ve lo ammazzano nel senso che vi faccio vedere questa, perché questa qui è un'azione nel senso che non lo fa stancare subito. Per quello dicevo, è una questione di tecnica. Non è per vantaggio, io una canna come questa ho tirato su viola. Pesci di dimensioni sottili, il problema non ci metto tantissimo. Prendi il Lilian. Prendi il Lilian. Però ho dovuto. La differenza che tra me e te è che tu con la coda di topo lo gestisci, io tutto correre però. Ho camminato sulle acque perché c'era l'acqua alta. Guarda qua. Però sono riuscito a portare l'acqua. Questa qui è l'azione 5-5. Con la moschettoncina. Cioè si piega fino qua. Quindi un pesce grosso, dopo, essendo così flessibile, dopo tre fughe è morto. Ve lo dico, è morto. Vabbè, allora non c'è problema sul temolo. No, non c'è il problema, infatti. Perché io ti dico una cosa, a me è capitato che col filo del 10, canna molto morbida, l'ho ucciso, Sì. Gli va via, avevo in mano un 8-2, coda 2. Il Beniamino è arrivato, l'ho guadinato, morto. Niente, l'ho lasciato andare, si gira. Sì. No, ma c'ha ragione. Ho fatto lì 20 minuti a pomparlo. No, ne va mia. No, ma c'ha ragione. E mo? Cioè, purtroppo... Perché l'ho tenuto in acqua? Perché dico qui, allora... Perché Scalvini quella sera che eravamo là, alla marmorata grossa, gli ha dato dietro la canna. Lui poteva benissimo tenerla così, perché tanto c'è su del filo. C'è su del filo che minimo un 16, se non un 18, è un cannone, perché le canne da Valsesiana, anche se sono fatte così, però sono potentissime, sono pesantissime, lo poteva tenere lì finché ne aveva voglia. Lui perché gli ha dato dietro la canna? Lui l'ha fatto andare in tana, poi è andato là e l'ha tirato fuori, l'ha spiaggiata e poi l'ha lasciata andare. L'ha tirata fuori, slamata con le tre moschette, tutte fatte su, perché poi pescare con tre mosche. Con tre mosche, poi per esempio il lancio valsesiano, allora noi questo qui è il lancio Tenkara, il lancio valsesiano ruotano, per caricare la canna. Sempre in tensione. Sì, ancora visto. Sì, ruotano. Quel signore lì che... La pesca mosca valsesiana non è così, perché se te mi fai questo... La moschetta che facevamo noi 40 anni fa, che andavamo a prendere i tafani nelle stalle, li levavamo dentro il lago, e si pescavano i cavalli. Sì, perché cosa succede? Succede che se te con una coda così che è pesante, no? Se io mi faccio questo, mi crolla di dietro, le tre moschette sono. Devi cambiarle ogni 3x2, devi cambiare le moschette, perché non li si mica sgabbiare. Fai la parrucca. Trucco parrucco. Allora ruotano in base a dove c'hanno l'ostacolo. Se l'ostacolo ce l'ho di lì, ruoto per così. Se l'ostacolo ce l'ho di lì, per caricare farò così. Lancio.
Sì, sì, lui la, ruota, la canna la ruota. Fanno una rotazione della canna, i valsesiani. Quindi il discorso lì, diciamo, del pesce grosso, purtroppo lì ci sono dei limiti, ed è giusto dirlo, ci sono dei limiti. Ci vuole, però questo serve a tutti, di non far vedere che fai la foto col big fish in mano, perché non sei un big fish, sei un big fish, chi fa quelle foto lì, fanno vedere che hanno la pinna, la coda fuori dall'acqua, ma c'è stato 2 secondi il tempo della foto, no, non mi interessa, cioè, prendo e slaminacco, punto. La fotografia del guadino. Cosa fai qui con la terra? Anzi, così fai dire a cane con una venire a lunghezza. Ripeto, cioè, almeno io la vedo così, dopo poi, ripeto, ognuno è di vedute... Ah, io anch'io quel problema lì non ce l'ho, perché io i big fish sono anni che non li prendo più. Ma big fish, adesso trovate i big fish, adesso trovate i big fish, cioè, ti voglio dire, cioè, sono sicuramente... Da 50, 60, 70, sì, 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 però... Ma non ce l'ho più quel problema di patinazione. No, voglio dire, insomma, intanto... però qualche limite su diciamo sulle canne del genere, purtroppo c'è. Ci vuole la cortezza. Allora, o lo salti subito che la canna, ve lo ripeto, la canna non si rompe, anche se io, allora, chiaro che se io faccio così, faccio una piega morta, la rompo, ma se io la tengo in posizione come si è vista prima, che è questa qua, la canna non si rompe mica, lavora la canna, però preferisco fare così. Sì, ma la mia, non me ne frega niente, l'ho preso. La mia era una domanda, perché no, ma è giusto, le canne sono molto morbide e quindi se prendo un temolo da 40-45 che mi apre il pinnone, tirarmelo su di me, pensavo che fosse più con molto più tempo. Invece... Perché la canina da zaino, guardate queste cose. È proprio vuoi andare a fare una passeggiata, te la pianti, te la metti nello zaino, trovi il torrentino, ti monti una... Per esempio, queste canne qua che tira fuori lui, sono le tanuki già sono canne e si prestano di più su pesci bifis. C'è già Claudio Tironi su nel Brembo, prende delle sventole di 60-70. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, buona serata. Questa le vedo più nervate però come canna, in confronto a quelle là che... Sì, questa qui è una bella 7-3, questa è una cannina, se la vedi comincia a lavorare qua. Ti fa rispettare. E d'altronde ti serve una canna rapida, perché... Ma quella sono nate questa quattro una tipi di azione. Perché qui è una tanuki ninja, si chiama ninja, ma proprio perché... Perché? Avendo il tiro più lungo della canna, con il tubo è la canna che si sente tanto, io la metti nello zaino, la parte della gamba, la scatolina di mosche come quella che filarino e via. Come logica è lungo quanto la canna, poi c'è chi allunga la level line, allunga la dismisura, e a quel punto fa prima pescare a mosca. E uno che ha una canna a 4 metri ci mette la level line 6 metri, 7 metri. No, cosa faccio vedere? Voglio vedere poi se un pesce grosso portasse la rida. Quindi anch'io per logica ritorno alla pesca a mosca, è più logico. Quindi, cioè la montatura... Cosa fai? Level line, quanto lunga la fai? Rispetto lunghezza della canna, rispetto al tip. Ok, poi il tip, quelle sommesse. Il tip generalmente viene fatto lo scoccare della freccia con un arco, così. Questo è il tip. Metro e 20 generalmente. E mosca. E la mosca. Io ce ne faccio corto. Spesso con due mosche? 90. Uguali. Cioè in un metro ci stanno due mosche. Sì. Adesso faccio vedere fare. Come viene legata, diciamo, si fa un nodo, come si lega praticamente si fa. Riesci a vederlo così? Ok. Si fa. Beh, comunque avete buttato in piedi un bel come club. Il primo nodino. Siamo gli unici. Si fa un secondo nodino oggi siamo a 37. Si cerca di portarlo il più vicino possibile all'altro. Abbiamo un socio particolare poi,
Poi si fa un olio scossoio, attenzione, che è di una semplicità estrema. Un intrufullatore, perché lui si intrufola dappertutto. No. Dove no. Vai lo trovi. Guarda. Vai una cosa di costruzione, vai su un'altra cosa. Che... Lui è come il signore, è dappertutto, in ogni luogo. Questa foto qui è del 2015, presa con la Valseriana. E sta a metà, no, sta al primo. Sta al primo, adesso è venuto sul secondo, ma sta al primo. Ah, sta in mezzo. Sì, sì, questo, qua serve, poi per andarlo a sfaggiare. Dovrei tirare e si sfaggia. Adesso vi faccio vedere farlo come viene legato, e questo è con la level line. Lunga quanto la canna e poi un metro.